Questa è l'area di sosta praticamente di sparafucile Mantova. Come vedete qua c'è un ingresso che si arriva con i camper. È un'area di sosta comunale, quindi si prende il biglietto qua, alza la sbarra e ci sono circa 56 posti. Adesso sono parecchio liberi, ma ieri sera quando siamo arrivati abbiamo dovuto dormire fuori perché era completamente pieno. Stamattina presto siamo riusciti ad entrare, poi ha piovuto, adesso c'è fuori il sole, quindi quando ha piovuto sono andati via tutti, ma insomma era stracolma. È ben organizzata tra le virgolette, perché c'è da dire che, come era stato descritto anche sul sito, effettivamente è veramente vero, è controllata perché c'è sempre un ausiliario del traffico del comune che controlla. Poi ha tutto il servizio, vabbè, di lavanderie lì, come si vede, per quello che si possa lavare i piatti, le raccolte differenziate, le docce con acqua calda, tutto pulite, vi dicendo, il camper service per scaricare l'acqua e tutto quello che ci sia dietro, cioè perché acque nere, acque chiare e acque grigie, scusate, e anche i bici chimici. C'è spazio tra un camper e l'altro, c'è sempre molto spazio, cioè in teoria avrebbero potuto fare molti più posti, ma c'è sempre comunque parecchio spazio. Ah, una cosa importante, attraverso questa viettina, come vedete, che si va al centro, si va giù di lì che c'è il sottoponte, per poi si attraversa il ponte del Mincio e si è subito al castello. Praticamente saranno circa 700-800 metri via, si è in centro a Mantova, cioè è molto vicina. Ovvio, l'area di sosta è a pagamento a tariffa 24 ore, sono 20 euro, nel quale vi viene fornito anche tutti gli allacciamenti, perché ci sono anche gli allacciamenti per quanto riguarda il carico d'acqua, molto importante, e l'elettricità, importantissima per noi che, o per chi non ha pannelli, o per chi... Poi ci sono anche la possibilità di fare frazionamenti, nel senso che, essendo tariffa oraria, non è detto che io ho dato la tariffa massima. Adesso sto attraversando appunto l'intera area di servizio, area di sosta, scusate, ma quando si è in giro a volte si dice anche area di servizio perché spesso a volte ci si ferma lì in mezzo. Adesso ripeto, è realmente vuoto, adesso mi sto avvicinando io al camper dove ci sono, c'è chi tira giù un po' la veranda, roba del genere. In teoria non dovrebbe essere possibile, perché comunque le aree di sosta non bisognerebbe soggiornare con la sedia, ma qua non rompono le balle. Ad esempio questo qua è il mio camper, cagnolini è sempre ben accettati tranquillamente. Questo è chi è? Pippa, Biba, saluta, ciao Biba, ciao ciao.